di Contrada 2018 ritorna la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la Contrada di San Rocco e Santa Lucia, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Buonasera, siamo la Contrada San Rocco e Santa Lucia. Per l'edizione di quest'anno di Cuochi di Contrada 2018 abbiamo deciso di proporvi, di cucinarvi, il filetto di maiale alle pere. Ora iniziamo con la preparazione del filetto. Adesso vediamo gli ingredienti. Filetto di maiale, pancetta, peri, salvia, rosmarino, burro, lo spago per legare poi il filetto, vino bianco, zucchero, cannella, pepe, vino rosso, sale, olio d'oliva. Ora iniziamo con il pelare le pere e tagliarle a dadini. Ci sarà il nostro Alberto della nostra contrada che inizierà appunto a pelare e a tagliare a dadini. Poi queste pere verranno inserite all'interno del filetto che verrà aperto. Abbiamo acceso il fuoco nella fornella, ora Dennis metterà dentro le legne per riavvivare il fuoco, che deve essere bello caldo, per poi infornare il nostro filetto. Ora che sono stati tagliati i due peri, verranno scorpati di cannella. Questi peri andranno nella farcitura del nostro filetto di maiale. Ora il nostro Siro inizierà con l'apertura del filetto di maiale. Prenderà il filetto, lo inciderà e lo aprirà. Prima lo sgrasserà. Ora all'interno del nostro filetto metteremo un pizzico di sale, un pizzico di pepe messo bene. Ora verrà messo all'interno del filetto, la nostra Mara metterà le pere con la cannella. E Siro continuerà nella chiusura del filetto. Ecco qua il nostro filetto di pere, ora prendiamo la pancetta che verrà arrotolata attorno al nostro filetto. Adesso inseriremo la rete all'interno di questo tubo per poi far passare il filetto. Eccoci qua. Questa è una rete alimentare apposta per gli arrosti e i rotoli. Ora Siro legherà l'estremità della rete. Andiamo dalla nostra Gianna che metterà l'olio nella teglia e sopra mettiamo un po' di salvia e un po' di rosmarino e una noce di burro. Adesso lo inforniamo a 180 gradi per circa
un'ora, un'ora e mezza, e dopo 10 minuti spruzzeremo con un po' di vino bianco. Mentre aspettiamo che si cuocia il nostro filetto di maiale, la nostra Luana inizierà con la preparazione, diciamo, dei cubetti di pera, possiamo chiamarli col vino rosso e zucchero, caramellati. Allora Luana pela le nostre pere. Si vede l'estro della nostra cuoca di contrada, perché Luana è la nostra cuoca di contrada. Mettiamo un po' di burro in padella. Lo sfumiamo con il vino rosso. Voi non sentite i profumi, ma io sì, e non vi dico che roba. Ora sforniamo il nostro filetto. Procediamo con il taglio. E un po' di salsa fatta appunto con le pere caramellate e vino rosso. Ed ecco a voi il piatto della nostra borgata San Rocco e Santa Lucia. E da sotto il Perer di San Rocco e Santa Lucia noi vi auguriamo un buon appetito con il nostro filetto di maiale alle pere. Stoppiamo la bottiglia e vi salutiamo, grazie! Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.